Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Video dove sto molto incazzato, madonna ragazzi, che rabbia che mi è successo, madonna mia, per un post su Facebook che ho pubblicato nella mia bacheca, nella mia pagina, che non posso pubblicare quello che voglio io, perché la merda, sì, la merda, quella che esce per il culo quando ti siedi sul gabinetto, la merda che ti esce, viene a rompere i coglioni a me, i coglioni, questo, vedi, vengono a rompere i coglioni a me, perché c'è tantissima ignoranza in giro, ma nemmeno ignoranza, ottusità, ottusità. Allora, andiamo con ordine, da cosa è nato tutto questo? Semplicemente avevo postato sulla mia bacheca Facebook un post dove diceva che il Vesuvio ha un'eruzione imminente. Sarà domani, sarà dopodomani, sarà fra 20 anni o fra 100 anni. Non si sa, non si può sapere perché è una cosa che non si può prevedere. E allora io ho scritto insieme al post: meglio ora che tardi. Perché? Di logica, pensateci un attimo, perché se avviene ora un'eventuale eruzione del Vesuvio, mannaggia che rabbia, l'eruzione ha un impatto minore sulla città e sulla zona in pericolo, che è quella rossa maggiormente, perché te che abiti nella zona gialla, nella zona arancione, nella zona merda, non te ne frega un cazzo. Senti solo una fortissima scossa di terremoto quando stai sul cesso a cagare. Capisci cosa voglio dire? È semplice. Se io dico che se avviene ora è minore l'impatto, quindi lo dico perché io ci tengo alle persone care, alla mia famiglia, che spero stiano sempre bene. È ovvio che, secondo la logica, spero che non avvenga mai questa eventuale eruzione. Io spero che non avvenga, lo ripeto per la terza volta, spero che non avvenga, perché è una cosa brutta. Noi in Italia non abbiamo bisogno di un'altra tragedia come la Genova, come la Maremma, allagamenti come l'Aquila, non ne abbiamo bisogno, già stiamo rovinati. Un'eventuale eruzione, un'altra tragedia a Napoli, non ci fa bene a noi, ma se te non ci arrivi, te che c'hai il cervello bacato, alla politica, ai governanti, a chi ci governa, ci fa comodo, perché è normale che vogliono mettere tutto a tacere, perché poi arrivano i soldini dalla comunità europea e se li intascano loro, come hanno sempre fatto e come sempre sarà, fino a che il popolo capra come te non si sveglia, la smette di vedere Maria De Filippi, Italia's Got Talent, la Mediaset, Merdaset, la Rai e tutte le cazzatelle che ci sono in giro, e si sveglia e va a protestare, ma quantomeno spegne la televisione e incomincia a far usare un po' il cervello. È quello che dico io, è la mia opinione, sarà sbagliata, sarà ingiusta, sarà una merda, ma è la mia opinione. Tu non puoi insultarmi perché ho espresso un'opinione, opinione poi che non va, che non è sbagliata secondo me. Perché? Perché io ho detto semplicemente: meglio avere un danno minimo che un danno maggiore. Se io fossi io in politica, invece di, e fossi una persona onesta, intelligente, spenderei i soldi prima dell'eruzione. Cioè, che cosa farei? Farei evacuare ora tutti dalla zona rossa e farli mettere in delle case che costruisco, case provvisorie, appartamenti provvisori, perché se succede qualcosa lì, che sia un'eruzione effusiva o distruttiva o esplosiva o quel che cazzo sia, tu rimani fottuto lì, rimani fottuto, che tu che abiti lì, tu che ci vai in vacanza, tu che se ti trovi in quella zona tu muori, qualsiasi sia l'eruzione. E se non ci credi, io adesso ti mando in onda tantissime immagini che possono dimostrare che da quando l'uomo ha iniziato a disegnare ha ripreso le eruzioni, cosa quindi che è scientificamente provata, che ogni secolo ha avuto un'eruzione.
Quindi è inutile dire che io porto sfiga, porto seccia, perché non è così. Io spero che non avvenga nessuna eruzione, nessuna, per il bene di tutti, perché non ne abbiamo bisogno. Ma è come dire, speriamo che domani il sole non sorge. È scientificamente provato che il sole sorge, no, mia cara? Il sole sorge tutti i giorni, no? Quindi è inutile, non puoi negarlo. Ed è scientificamente provato che il vulcano erutterà. E lo dice anche Wikipedia. E non c'è bisogno di accendere Wikipedia, ma io lo accendo perché sto parlando con una persona decelebrata, secondo me, decelebrata, perché qualsiasi bambino sa che un vulcano che dorme è pericoloso. Quindi si sa, sta scritto qua, è uno dei più studiati al mondo, uno dei più pericolosi al mondo, uno dei più pericolosi dell'Europa continentale. E se dici che l'Etna fa parte dell'Europa continentale, non è vero, perché si tratta di un'isola, la Sicilia, Europa continentale. Fa parte tutto il pezzo di terra ed è uno dei anche l'unico vulcano attivo, quindi è attivo, è sveglio, dovresti già ora metterti paura, ora, non quando erutta, quando vedi la cagata nel cielo che ti caghi in mano, capisci? Ora dovresti metterti paura, non quando erutta. Tutto quello che ti sto dicendo, purtroppo, è la verità, è così, non possiamo farne a meno. Allora, ti spiego come funziona qua. Tu che dici che magari anche in Australia succede qualcosa di pericoloso, ti voglio già dire che già succede qualcosa di pericoloso, perché te che non lo sai, in Australia c'è il buco nell'ozono, cioè che significa che il sole qua ti frigge letteralmente. Ogni volta che tu giri, ci sono i cartelli di prevenzione, di usare creme solari, di usare ombrelli, di usare vestiti che coprano le braccia, che coprano il collo, vestiti che, i cappelli che ti coprano il collo, usare, non lo so, preferire di uscire non nelle ore calde, ma, no, ma nelle ore dove il sole è meno forte. Qua c'è prevenzione, cioè lo sanno che c'è un fottuto buco che ti brucia, che ti fa venire un tumore alla pelle, perché qua abbiamo il più alto tasso di tumori alla pelle in Australia. Quindi che cosa fa? Non ignorano il problema, non mettono tutto a tacere come succede lì. No, lo dicono, dicono: guardate, è pericoloso, sta a discapito vostro. Curarvi, prevenirvi, fatevi venire qualcosa, è a discapito vostro. Noi ve l'abbiamo detto, noi vi mettiamo i mezzi a disposizione quando ci sono le mostre o eventi che siano sotto al sole, come ti faccio un esempio, Capodanno, e venne la Protezione Civile che donava gratuitamente, te lo veniva a dare in mano la crema solare, dire mettitela, perché se no ti viene il tumore. Capisci cosa significa? Capisci cosa significa amare un popolo? Capisci cosa significa prevenire? Capisci cosa significa fare le cose per bene? Io, questa è la mia critica che ho fatto nel mio post su Facebook. Critica che purtroppo si vede, è tutta gente stupida, è stata circondata tutta da gente stupida quel posto, perché non ha capito il senso di quello che dico, che cioè che per me il Vesuvio è meglio che erutti e faccia meno danni che quando erutti, non lo so, fra 20 anni e distrugga molte più cose. Cioè, se non lo sai, la zona rossa è stata ampliata ancora di più, proprio perché hanno capito che è ancora più pericoloso di quello che si aspettano gli scienziati. Lo hanno capito, non c'è bisogno nemmeno. Purtroppo il problema è anche la speculazione edilizia che c'è stato. È stata tutta mafia e camorra che ha voluto costruire lassù. E ora. Lo Stato, cioè, cosa dovrebbe fare? Da una parte sono d'accordo, dire voi avete voluto costruire là, ben venga, ma non perché sono contro Napoli. Io sono napoletano, ho famiglia a Napoli, quindi mi dispiacerebbe tantissimo, ma non voglio che succeda una cosa del genere. Assolutamente no, ma così come succederebbe, può succedere all'Aquila, può succedere in Calabria, come può succedere a Milano, come può succedere a Genova. A me mi dispiacerebbe se che succeda qualcosa ovunque, non voglio che succeda una tragedia. Quindi, per favore, quando parlate, usate il cervello. La mia è una critica alla prevenzione, che se lo Stato vuole, sa, deve fare un piano di prevenzione, mandare opuscoli, mandare
una cosa in televisione su tutti i canali e spiegarlo come ai bambini su come reagire in eventuali situazioni e con tutte le possibili varianti per ogni zona, in che zona vivi, ci dovrebbe essere informazione, più informazione, capito? E questa è la cosa che non hai capito. Te, vabbè, preferisci, non lo so, giocare con l'iPod, con l'iPhone, fare quello che cazzo vuoi, non lo so, preferisci stare nel tuo piccolo mondo fatte di fatine e unicorni, non so che cazzo vuoi. Purtroppo te la maturità ancora non ce l'hai per capire bene le cose, non ce l'hai, perché altrimenti commenti intelligenti li trovavo nel mio posto, ma invece non li ho trovato, soltanto uno ne ho trovato e non è una persona che conosco da poco. Quindi, per favore, usiamo il cervello quando scriviamo qualcosa o quando diciamo qualcosa. Quello che dico io lo ripeto, se non avete capito, non deve succedere un'eruzione, non voglio, ma è scientificamente provato che ci sarà, è una cosa che non possiamo cambiare. Quindi se sappiamo che quella cosa è pericolosa, non bisogna ignorare il problema. Questo è il messaggio di tutto il video, non bisogna ignorare il problema. E cercare di essere polemico, come dici tu, significa non essere capra, e essere polemico significa tenerci alle cose, tenerci alla propria città, perché Napoli potrebbe essere davvero la regina del mondo, ma purtroppo è tutta l'Italia che si trova nella stessa situazione di Napoli. Cioè l'Italia potrebbe essere davvero la regina del mondo, noi potremmo davvero fare il culo, se lo vogliamo, a tutti i paesi in fatto di commercio, di turismo, ma purtroppo non tutto è sfruttato, non tutto è fatto per bene, e questo è il risultato. Purtroppo in primis è la gente, purtroppo, che non cambia pensiero, e se la gente non cambia dal cielo, sicuramente il cambiamento non viene dal cielo scendendo come una magia. No, ma ho già detto troppo. Ti saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.